Bentrovati a Senior News, vediamo i titoli di oggi. Covid, tra gli over 80 non vaccinati, la mortalità risulta 13 volte più alta. Vaccini, terza dose ancora negli hub, poi nelle farmacie e dai medici di base. Tumore al polmone, l'incidenza maggiore nella popolazione anziana. Incontinenza urinaria, l'appropriatezza degli ausili, un diritto dei pazienti. Tra gli over 80 il tasso di ricovero negli ultimi 30 giorni risulta di 8 volte più alto tra i non vaccinati rispetto ai vaccinati con ciclo completo e quello di morte è 13 volte più alto. Secondo l'ultimo report dell'Istituto Superiore di Sanità, la maggior parte dei casi notificati nell'ultimo mese sono stati diagnosticati in persone non vaccinate. È stata quindi confermata l'efficacia dei vaccini con forte riduzione del rischio di infezione nelle persone completamente vaccinate rispetto alle non vaccinate. Hub e centri vaccinali continueranno ad essere utilizzati per la somministrazione della terza dose che, dopo la circolare del Ministero della Salute, potrà essere somministrata anche ai fragili e a tutti gli over 60 dopo almeno 6 mesi dal completamento del ciclo primario di vaccinazione. Nei prossimi mesi, dunque, in relazione all'andamento delle adesioni alla vaccinazione, verrà valutato un progressivo bilanciamento tra hub e medici di medicina generale insieme alle farmacie. Il tumore del polmone si sviluppa principalmente nelle persone anziane. È raro al di sotto dei 40 anni di età e più diffuso nella fascia compresa tra i 70 e i 74 anni, che è la più colpita. Sentiamo. E purtroppo nell'età avanzata il picco maggiore di tumore polmonare, perché si manifesta, diciamo, nella sua incidenza maggiore proprio tra i 65 e i 75 anni, quindi è sicuramente uno dei tumori che colpiscono questa fascia di età che ci interessa in modo particolare, quindi l'incidenza è in proporzione alla curva di incidenza del tumore polmonare su tutta l'età, questo è il picco. In Italia si stima ci siano circa 8-10 milioni di persone affette da incontinenza. È una condizione che può essere invalidante nelle sue espressioni più gravi, con un impatto molto negativo sulla vita quotidiana. La persona incontinente ha bisogno di ausili il più possibile adatti alle sue specifiche esigenze, che variano da persona a persona. Sentiamo. Oggi esistono tanti ausili per l'incontinenza. C'è un grosso problema di base. Questi ausili sono dei LEA e quindi dovrebbero essere completamente a carico del Sistema Sanitario Nazionale, un certo numero, si parla di 4 dispositivi, 4 ausili, quindi 4 assorbenti, proprio per semplificare e rendere comprensivo tutto, dati dal Sistema Sanitario Nazionale. La scelta, la libera scelta è il grosso problema. Il paziente non quasi difficilmente, in maniera impossibile, in quasi tutte le regioni italiane, tranne alcune regioni che hanno questa volontà, non possono scegliere il tipo di assorbente. E noi sappiamo bene che ognuno ha bisogno del proprio assorbente, delle proprie abitudini, e soprattutto l'altro grosso problema attuale è la qualità degli assorbenti. Spesso vengono dati degli assorbenti con una qualità molto scarsa, creando problemi poi dermatologici al paziente. Questo dovrebbe essere corretto e migliorato a livello delle regioni. Molte volte, quando si fanno queste aste per decidere l'ausilio da distribuire alla popolazione, naturalmente vengono messi dei parametri che molte volte sono insufficienti per dare una vera qualità al prodotto. Senior News termina qui. Prima di salutarvi vi ricordiamo Pronto Senior Salute al numero 06 627 4404, che potete contattare se avete più di 65 anni e avete prenotato tramite il CUP una visita specialistica, un esame diagnostico, un ricovero, e l'appuntamento che vi è stato dato non rispetta i tempi indicati nella prescrizione. Ogni singolo caso verrà preso in carico. Sul sito www.senioritalia.it potete invece rivedere questa e tutte le altre edizioni. Arrivederci a domani.